Anna Lucia, nata di 890 grammi e con gravi emorragie cerebrali, è ora a scuola orgogliosamente la prima della classe. Storie come la sua se ne vivono a centinaia, nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico, al quale ha fatto visita stamattina il sindaco di Napoli. Nello scorso anno qui sono nati 2.300 bimbi, di cui 238 ospitati in terapia intensiva. Per loro, ma soprattutto per le famiglie, genitori, fratelli e sorelle dei neonati prematuri, anche quest'anno si è festeggiata appunto la Befana prematura, giunta un giorno prima rispetto al calendario ed organizzata dall'Associazione Soccorso Rosa Azzurro. È un'emozione grandissima e soprattutto una riserva di energia per poter continuare, perché purtroppo non tutti ce la fanno e i lutti e le difficoltà sono quotidiane anche per noi, per gli operatori, per i medici e gli infermieri che lavorano. Però vedere questi risultati e queste famiglie felici ci aiuta ad andare avanti, anche se tra mille difficoltà. Nell'aula magna di biotecnologie, i giochi, gli spettacoli e la consegna delle calze e dei doni, alla presenza di testimonial come gli attori di Un posto al sole, che hanno posato per il calendario del prossimo anno con i bambini dimessi dal reparto. Sicuramente è un momento di grandi emozioni, vedere bambini che stanno lottando per vivere nelle incubatrici in situazioni difficili, per comprendere i veri valori della vita, per ringraziare i responsabili, il professor Paludetto, i medici, gli infermieri, i volontari, i giovani laureati e specializzanti. Un mondo di grande umanità, per ringraziare i genitori che non mollano, insomma, veramente una giornata indimenticabile. Ancora una volta siamo qui a rappresentare la città e i veri valori della vita. Festeggiare significa che sono situazioni problematiche, ma per le quali ci sono soluzioni, soluzioni che hanno bisogno di istituzioni che in questo momento hanno grandi difficoltà a starci accanto, ma per fortuna c'è chi invece sostiene i cittadini, istituzioni come banche, quindi non solo quelle per le quali ci aspetteremmo un aiuto concreto. Comunque siamo ancora qui. La lotta è difficile, ma si può risolvere, tant'è vero che stiamo festeggiando. Ormai sono anni, saremo ancora qui a festeggiare, a vederli crescere, loro vedranno invecchiare noi, insomma, ci commuoviamo a vicenda, noi per loro, loro per noi. Auguri.